giocato la finale della terza edizione di Il Bar nel pallone di fronte Gufi e Barfarina. Gufi che partono alla grande con il primo gol di Lucio Avellino dopo pochissimi secondi. Gran conclusione con il destro. Chiavarone non può nulla sulla botta del numero 2 in maglia nera, che trova subito il vantaggio per la formazione dei Gufi. Risponde però il Barfarina alla grande chance con Piovesan, ma sul suo destro è bravissimo Tonini a rispondere in calcio d'angolo. Aumenta i giri, i Gufi ancora una volta, e Lucio Avellino a trovare il gol, il raddoppio dell'argentino. Ancora una volta conclusione con il destro, apre il piatto e nulla può. Chiavarone, estremo difensore del Barfarina, continua ad attaccare la formazione dei Gufi. Paccassoni stavolta trova un muro davanti a sé, bravissimo Chiavarone a respingere. Barfarina non molla e con Jelapi, con la punta del piede, riesce a trovare il gol dell'1-2, accorcia le distanze il quintetto in maglia bianca grazie al gol del numero 8. Poi ancora in avanti il Barfarina, conclusione con il destro da parte di Rinaldi, ci arriva con il piede Tonini. Vuole amministrare la gara la squadra dei Gufi, che però perde un pallone sanguinoso nella metà campo del Barfarina. E guardate qui cosa inventa Rinaldi, un arcobaleno strepitoso del numero 10 che pareggia i conti 2-2, il gol di Rinaldi, e si rimette in carreggiata così la squadra del Barfarina, che esulta giustamente dopo questo bellissimo gol da parte di Rinaldi, da 2-0 a 2-2. Poi ancora Rinaldi, galvanizzato con il destro, cerca la conclusione diretta in porta. Tonini si allunga e mette in angolo. A questo punto prova a svegliarsi di nuovo la formazione dei Gufi. Il palo colpito da Avellino, che va vicino al tris. Poi Bacoli con il sinistro non riesce a indirizzare in porta. Poi però arriva il gol del 3-2 con questo assist di Bacoli. Colpo di tacco di Rosati, che si fa trovare pronto sotto porta. 3-2, nuovo vantaggio per i Gufi, che fanno poker con Bacoli. Trova la deviazione sfortunata qui Chiavarone dentro la propria porta e finisce così il primo tempo 4-2 in favore dei Gufi. Si riparte con Barfarina all'attacco, che non molla, scavetto di Rinaldi. Tonini però risponde presente, poi scucchiaiata da parte di Avellino, e Bacoli riesce ad infilare per il pokerissimo 5-2 in favore dei Gufi. Ci prova il Barfarina con Rinaldi, è bravo Tonini a far suo il pallone, prova ad allungare il passo la squadra dei Gufi e ci riesce con Rosati. Sesta marcatura, 6-2 per i Gufi, che allungano il passo, passo decisivo questo per il quintetto in maglia nera, gol di Rosati. E poi il 6-3, accorcia le distanze il Barfarina, altra punizione di Rinaldi, gran destro per il numero 10. Attacca ancora il Barfarina alla ricerca del gol che potrebbe riaprire i giochi, il quarto, ma Tonini è bravissimo a dire di no due volte. Si rimane sul 6-3 in favore dei Gufi, che trovano il 7-3 con questa bella conclusione di Lucio Avellino, tripletta per l'argentino. 7-3, poi nel finale il Barfarina riesce a trovare questo quarto gol con Jelapi, complice anche una deviazione sfortunata proprio di Avellino, che batte Tonini. Nel finale arriva il quinto gol anche di Piovesan sul tiro libero, che poi si ripete ancora dal tiro libero, stavolta però sbaglia e finisce 7-5 in favore dei Gufi.